sono onorato di essere con voi. Grazie mille per Mateggi di averci invitato, gentilmente di aver organizzato questo incontro. È un onore essere qua con voi a casa e in questo bellissimo yoga studio. Oggi parleremo quindi dell'astrologia vedica, un'introduzione all'astrologia vedica. E una delle prime cose che dico nei corsi di astrologia vedica che faccio, cioè che l'astrologia vedica è come un oceano. È una materia molto vasta. Infatti Sankaracharya, che era un famoso logico filosofo del Vedanta, diceva che avrebbe dibattuto su ogni cosa tranne che sull'astrologia, perché l'astrologia era così vasta che era impossibile dibattere e trovare un punto, un fondo nell'oceano. E quindi è una materia di studio molto ampia, ma allo stesso tempo molto interessante, molto attraente. Perché? Perché tutto ciò che parla di noi è molto interessante. Tutto ciò che dice qualcosa su di noi, che ci fa conoscere meglio noi stessi, è molto interessante. È incredibilmente interessante. Ognuno di noi ha la spinta di conoscere se stesso. Ed è una spinta naturale, ed è una spinta che a livello spirituale è quello di scoprire la propria vera natura. E in realtà siamo in questo mondo per fare questa scoperta. E uno dei primi delle prime grandi difficoltà, secondo gli Yoga Sutra di Patanjali, è che il nostro sé è proiettato su uno schermo da cui avviene un riflesso, e con questo riflesso si identifica. Questo è uno dei più grandi problemi. Come se effettivamente noi abbiamo bisogno di uno specchio per vederci. Ad esempio, chi di voi conosce il proprio volto? Dove è situato il naso? Dove sono situati gli occhi, le sopracciglia? Chi di voi conosce dove stanno tutte queste cose nel vostro volto? Il signore alza la mano, giustamente. Tutti lo sappiamo, ma perché lo sappiamo? Lo sappiamo solo perché ci siamo specchiati in uno specchio. Altrimenti come potremmo sapere cosa sta succedendo qua davanti? Non ne avremo la percezione. Io posso vedere il vostro volto, voi potete vedere il mio volto, ma voi non potete vedere il vostro volto. È interessante questo. Noi non possiamo vedere noi stessi se non attraverso uno specchio. Per questo è naturale che noi non conosciamo noi stessi, perché abbiamo bisogno di qualcosa che riflette. Ok, quindi è una sorta di avventura, l'avventura di conoscere se stessi. E si può conoscere se stessi su più piani, su più livelli. Prima di tutto, ognuno di noi è in questo mondo, vive in questo mondo e ha un'identità legata al determinato corpo che sta abitando e alla psiche o alle nozioni che ha acquisito in questa vita o che acquisirà. Questo è noi stessi? La risposta a questa domanda è sì e no. Sì e no. Sì, perché effettivamente adesso siamo questo io storico. No, perché questo io storico è in continuo cambiamento. Come un fiume. Se voi mettete un piede nel fiume, l'acqua che tocca il piede è sempre diversa. Eppure posso dire che sto mettendo il piede in quel fiume. C'è qualcosa che identifica quel fiume, al di là delle miriadi di variazioni. E allo stesso tempo, questo fiume continuamente cambia. Così possiamo dire che esiste una realtà transitoria, in continuo mutamento, e una realtà che invece rimane stabile. Potremmo chiamarla realtà con la R maiuscola.
Ad esempio, quando avevo 13 anni, ho spento 13 candeline nella torta di compleanno. E ho pensato, ho 13 anni, ma adesso non ho 13 anni. Sarebbe uno shock se dicessi che ho 13 anni. Se avessi 13 anni sarebbe scioccante. Sembro più giovane della mia età, generalmente. E non è vero adesso. È stato vero, ma non è più vero. È vero o non è vero? In quel momento aveva una sua realtà e questa realtà appariva con la R maiuscola perché in quel momento era vero. Ma il momento dopo, l'anno dopo, avevo 14 anni. 14 anni, non più 13. 13 è sbagliato. Anche un orologio rotto, sapete, due volte al giorno fa l'orario giusto. Quindi esistono delle realtà che non si possono definire sempre realtà. E ci sono delle realtà che sono sempre realtà. Ok? Gli yogi hanno compreso che esiste una realtà con la R maiuscola, che è la nostra originale identità. E poi esistono realtà transitorie che stabiliscono delle identità. È bello questo termine, un io storico, perché è un io che è legato alla storia, è legato a una consecutio temporis, è legata a un momento rispetto che a un altro momento, in cui in quel momento è vero, ma quando la storia cambia, non è più vero. È incredibile, perché nell'avventura di conoscere se stessi, incampiamo nella grande problematica di identificare l'io storico con l'io permanente. E questo è un grosso problema, un grossissimo problema, perché il corpo cambia costantemente, la mente cambia costantemente, l'intelletto, che è l'insieme delle nozioni con cui guardiamo la vita, cambia costantemente, l'identità cambia costantemente, ma qualcosa rimane. Ecco, l'astrologia vedica non ha lo scopo di scoprire l'io vero, l'io reale. Non è il suo ruolo. Non è il suo ruolo. È il ruolo dello yoga, nelle sue forme. E in particolare abbiamo 4 forme di yoga descritte nella Gita. E questa è un'altra conferenza. E chi di voi ha partecipato alle lezioni della Bhagavad Gita, alle lezioni di filosofia, ha già chiaro questi concetti. Ma è lo scopo dello yoga. Infatti una bellissima definizione di yoga che ho sentito da un relatore quando sono stato in India, un relatore di New York, è che lo yoga è la pratica che aiuta il praticante a superare gli ostacoli della mente per scoprire la propria vera natura. È una bellissima definizione, un sutra che prende chiaramente da Patanjali e dalla Gita, ma espresso in lingua italiana come un sutra, no? C'è tutto in questa definizione. Questo è lo scopo dello yoga. Lo scopo dell'astrologia vedica, possiamo dire che invece studiare tutti quei fenomeni transitori che invece viviamo in modo presente nella vita quotidiana, in questa vita incarnata, in questa vita che stiamo vivendo con questo corpo materiale e con questa psiche, e capire come queste trasformazioni avvengono. Secondo 3 principi. Volete sapere quali sono? Siete sicuri? Ok. Questi 3 principi sono 3 dei 5 maggiori argomenti della Bhagavad Gita. Qualcuno di voi sta iniziando a indovinare che ha seguito le lezioni della Bhagavad Gita. Il primo è Kala, il tempo.
tutto, tutto ciò che si muove come le particelle di acqua nel fiume, scorrono attraverso il tempo, cala. Primo punto fondamentale, cala. Secondo punto fondamentale, guna. Il tempo ha una quantità che vediamo dall'orologio e una qualità. Questo è uno dei grandi insegnamenti dell'astrologia medica. Il tempo non ha solo una quantità, ma anche una qualità. Un tempo, un minuto, un secondo è diverso in un giorno rispetto che un altro. Un secondo è diverso quando una persona ha 2 anni rispetto che quando ne ha 40. Un secondo è diverso che sia di mattina o di notte. Un secondo è diverso di martedì. Martedì, cosa vi ricorda? Marte. Marte. Rispetto che giovedì. Cosa vi ricorda giovedì? Giove. Giove. Incredibile. Gli italiani sono agevolati per ricordare i pianeti della settimana rispetto agli inglesi. Giusto? Monday, Tuesday, Wednesday. Non avete che fare con i pianeti. Ma in ordine astrologico si utilizza un sacco l'ordine della settimana per ricavare altri principi astrologici. E ogni giorno della settimana ha un'energia planetaria. E ogni ora della settimana ha un'energia planetaria. E ogni istante un'energia planetaria. Il tempo ha una quantità, ma anche una qualità. Prima cosa che si guadagna da questo principio. Una persona che conosce il tempo sa quando agire o quando fare una determinata azione e quando non fare quella determinata azione. Se vi chiedono quando entrare in guerra, che è un'azione che non facciamo tutti i giorni, ma Arjuna dovete fare, quando combattere una giusta causa, che giorno della settimana scegliereste tra martedì e giovedì? Martedì. Perché? Marte. La guerra. Okay. Se doveste sposarvi o chiedere la mano o chiedere il fidanzamento, Martedì. Quello è il matrimonio vichingo. Venere o Saturno? Sabato. Saturno, la distanza, la freddezza. Forse più venerdì, che dite? Interessante perché molte persone si sposano di sabato. Quasi tutti. Interessante questo. Non è solo il giorno della settimana che fa il tempo, in realtà il tempo ha 5 braccia. Quante braccia ha lo yoga di Patanjali? 8. Bravissimi. Grazie. 8 braccia, ok? Forse anche qualche gamba, diciamo, non solo braccia. Anga vuol dire membra, ok? Sapete quante membra ha il tempo? 5. Infatti negli almanacchi astrologici, ovvero dove si prendono i connotati del tempo per poi sviluppare le carte, no? Il tempo ha 5 panchanga. 5 membra. E una membra è il giorno della settimana. Ognuno di noi è nato in un giorno della settimana. Il giorno della settimana indica la vitalità della persona, è l'agni che sta nel corpo, il titi è il giorno lunare. Chi di voi conosce Ekadasi Titi? Alzate la mano, sennò la maestra.
e Ekadasi Tithi, un giorno speciale per dedicarlo alla spiritualità, al digiuno e così via. Cos'è il Tithi? Il Tithi è la fase lunare in cui siete nati. Sapete a cosa è legato la fase lunare? Alla luna, all'acqua. Il Tithi determina le vostre relazioni. Perché per le relazioni serve acqua, sapete perché? Prima di tutto, le relazioni è meglio spegnere tutti i fuochi, quindi l'acqua vicino serve. E poi le relazioni sono flussi di emozioni. Ok? Sono flussi di emozioni. C'è dall'emozione, c'è un flusso di emozione. E ognuno di noi è nato in un giorno lunare diverso. Cosa sono i giorni lunari? Ad esempio, le fasi della luna. Sapete che la luna va dalla luna piena alla luna vuota, alla luna nuova, in 15 giorni lunari e altri 15 per ritornare piena. Più la luna è piena, più la persona è ottimista. Più la luna è priva di luce, più c'è pessimismo. È più simile a Rahu. Ok, quindi il Tithi ha molto da dire sulle nostre relazioni. Poi cosa abbiamo? Il Karana. Il Karana è il mezzogiorno lunare, non entriamo nella specificità, ma ha a che fare con la terra e con la propria occupazione, col proprio karma in questo mondo. E poi abbiamo lo yoga, che è la distanza tra il sole e la luna. Ok, yoga lo trovate qua in un'altra con un altro significato rispetto al termine yoga. E yoga viene utilizzato in astrologia vedica anche per yuti, come congiunzione tra pianeti. Anche i pianeti fanno yoga fra di loro, e a volte fanno buon yoga, a volte fanno yoga strani. E il quinto è le nakshatra. Le nakshatra sono le costellazioni della luna, e indicano vayu, il vento, o l'aria nel corpo. Così c'è una stretta correlazione, ad esempio, tra l'astrologia vedica e l'Ayurveda, tra l'astrologia vedica e Guna, ok? Secondo punto della Bhagavad Gita. Quindi il tempo ha una qualità e in tempi diversi ci sono qualità diverse. Questo principio viene utilizzato in due modi differenti. Il primo si chiama Muhurta. Muhurta è lo studio del momento propizio quando fare un'azione. Se io devo fare una scelta molto importante nella mia vita e voglio i venti positivi del tempo e voglio che quel momento abbia il colore di quello che sto facendo, in modo che quella cosa che sto facendo sia enfatizzata, sia facilitata, scelgo il momento che è in linea. Scelgo in modo che queste anga, queste membra del tempo siano in linea con quel momento. Questo è uno degli usi dell'astrologia ed è considerato in ambito accademico il più antico, perché troviamo dei segnali di questo nel Rig Veda. Anche a livello spirituale, i Brahmana compivano i sacrifici e i rituali o le incoronazioni dei re in determinati momenti specifici. E questo è sapete che in accademia non si usa il modo di datazione tradizionale che i Veda risalgono a più di 5.000 anni fa. Hanno loro altri sistemi di datazione che sono basati alla datazione dei testi o da un punto di vista letterario, epistemologico e così via, ma anche da un punto di vista di di quanto le foglie di banano sono state conservate. Infatti il testo più antico che abbiamo conservato è un testo buddista, quando il buddismo si è sviluppato molto dopo rispetto alla genesi dei Veda. Secondo la tradizione c'è un'altra datazione.
ma diciamo anche in ambito accademico è riconosciuto che questo è il modo più antico in cui l'astrologia viene usata per scegliere i momenti propizi. Scegliere i momenti propizi è una sorta di rispetto verso il tempo. Nel senso, se io non rispetto una persona, ad esempio, chi di voi abita con un'altra persona? Alzi la mano. Ok. Vi siete accorti che non solo i pianeti, le stagioni, eccetera, eccetera, hanno i ritmi, ma anche il nostro coinquilino? Giusto? E la cosa è che, siccome io non sono il sole, e tutto non ruota intorno a me, giusto? Anche se la grande, poi ve lo spiego, come il sistema geocentrico ci faccia pensare che tutto ruota intorno a noi. Quando io sono sulla Terra e guardo le stelle dico, oh che bello, stanno ruotando intorno a me. Ma non è la realtà. Riuscendo fuori dal sistema geocentrico c'è il vero sistema, dove tutto ruota intorno al Sole e non intorno a me. Questa è la differenza tra la percezione e la realtà. La percezione mi dice tutto ruota intorno a me e le stelle me lo confermano. Ruota anche il Sole intorno a me, quanto sono importante. Ma la realtà è che è solo una percezione. La realtà è che tutto ruota intorno al Sole. Quindi quando noi abbiamo un coinquilino o dei coinquilini, ci accorgiamo che le altre persone hanno ritmi diversi dai nostri. E se volete mancare totalmente di rispetto a una persona, andate completamente contro i ritmi della persona. Se la persona va a dormire alle 9, provate a accendere lo stereo e tutte le luci della casa dalle 9 alle 10. Solo un'ora. Vedete cosa succede. Se volete mancare di rispetto a qualcuno, andate contro i ritmi di quel qualcuno e vedrete che avete... Fatelo di martedì. Ed è il gioco è fatto. Andare contro i ritmi di una persona è una mancanza di rispetto, se ci pensiamo. Ok, abbiamo preso un coinquilino che si presume che sia alla pari. Adesso riportiamo l'esempio nel nostro luogo di lavoro e cerchiamo di non seguire i ritmi del nostro capo. Il capo forse può non seguire i nostri ritmi, e a volte succede, ma quello che non possiamo fare noi è non seguire i suoi ritmi. Sei d'accordo? Perché altrimenti ci saranno certe conseguenze spiacevoli. Sempre di martedì, ok? Così il tempo ha un suo ritmo che va al di là del nostro piccolo, dei nostri piccoli ritmi. E in realtà noi siamo parte del ritmo del tempo. E quando siamo in disarmonia col tempo, accade che le cose vanno più lente di quello che dovrebbero andare, o si sviluppano in una maniera disarmonica da quello che dovrebbe andare. Quindi il tempo cala, è uno degli elementi centrali dell'astrologia. E abbiamo visto uno dei sei, delle sei membra, anche l'astrologia delle membra, sono tutte delle persone per i Veda, e anche l'astrologia ha sei membra. La prima membra è Ganita, che non ha a che fare con Gana. Gana male o così del genere. Non posso fare questa battuta da altre parti. È un piacere. Ganita ha a che fare con la matematica. Perché uno dei primi aspetti di questa realtà, che è geometrica e matematica, e tutto avviene attraverso leggi matematiche, fisiche, anche sottili, ma che hanno una logica. A volte il tempo è rappresentato come degli ingranaggi di un orologio. Il secondo punto è gola.
non la gola, ve lo dico perché così ve lo ricorderete per sempre probabilmente. Gola, la prima è? Ganita. Ganita. Piccola gana. Quanta gana hai? Ganita. Mia poca. Piccola gana. Gola, ve lo ricorderete per sempre. Gola, gola è l'astronomia, o lo studio del movimento dei corpi celesti nel cielo. E questo, diciamo, è l'aspetto più matematico dell'astrologia, che serve perché altrimenti poi non si possono fare le altre considerazioni. Il tempo, prima di tutto, ha una quantità. E questa quantità è data da ingranaggi che si muovono. Ingranaggi che hanno dentro altri piccoli ingranaggi. Avete mai visto come è fatto un orologio? Quell'ingranaggino che muove quell'altro ingranaggio, che muove quell'altro ingranaggio. E un ingranaggino muove il calendario, un ingranaggino muove i secondi, un altro, ci sono quelli più complessi con le fasi della luna, e sono tutti degli ingranaggi che sono correlati fra loro e si muovono a differenti velocità. Poi abbiamo Muhurta. Muhurta è lo studio di quel determinato tempo che è di buon auspicio per fare determinate azioni. Okay. E questo è uno degli utilizzi. Il secondo è Jataka. Jataka viene da Jata. Jata significa nascita. Jataka. Ciò che ha a che fare con la nascita. Ok, come Janma. Janmastami. Janma. Jataka. Jataka è ciò che ha a che fare con la nascita. Perché? Se il tempo ha una qualità, non è un evento, il matrimonio è un evento, un muhurta buono per il matrimonio, eccetera, eccetera, ma anche la nascita è un evento. E in quell'evento particolare, speciale, importantissimo, c'è una certa qualità. E la cosa speciale del Jataka è che la qualità che c'è in quel momento stabilisce il DNA sottile del karma. Non abbiamo parlato ancora del karma, ma è il terzo punto. Ok? Kala, il tempo, guna, la qualità, ok? E in particolare la Gita descrive tre guna, ok? Tre colori dell'universo. E come i colori combinati fra di loro creano innumerevoli varietà di colore, i colori primari, sono d'accordo? Un pittore che dipinge mischia diverse qualità dei colori primari, almeno un tempo si faceva così, adesso c'è il tubetto col colore, però ancora si deve utilizzare questa tecnica per scegliere il colore, si mischiano i colori e si creano tutte le tonalità che si vogliono. Anche chi è un web designer lo fa col computer mettendo i vari parametri RGB per creare il suo colore. Così c'è una qualità nel tempo. E il terzo punto, c'è la legge del karma che stabilisce come questa qualità si manifesta nella vita del singolo. Okay? Prima abbiamo parlato di qualità del tempo in generale, un tempo buono per fare una determinata azione. Ma quando si va su Jataka si aggiunge un terzo fattore, che è il karma. E il karma è quella legge fisico-sottile, fisico-sottile, dove sottile intendo che ha a che fare non solo con ciò che è fisico, ma anche con la psiche. Anche con la complessità delle situazioni della vita di una persona. Karma determina come questo tempo manifesterà le sue qualità nella vita della persona. Qual è il mio personale ritmo del tempo? Capite la differenza? Ritmo globale, ma ognuno di noi, quando è nato,
ha innescato un piccolo Big Bang karmico che esplode nella vita, dalla nascita alla morte. Molto simile al concetto di DNA. Nel DNA abbiamo un patrimonio genetico. In quel patrimonio genetico si sta cercando di studiare e di capire quale malattia, quale determinata situazione si svilupperà nel corso del tempo, come se quel DNA possedesse già delle informazioni su tutta la vita della persona. È simile al concetto della carta astrologica, no? È uguale, è la stessa cosa. Ecco, possiamo immaginare un DNA. Per chi ha studiato gli Yoga Sutra di Patanjali, esistono due momenti critici di trasformazione nella vita di una persona. Sapete quali sono? Il primo momento è? La nascita. La nascita. E il secondo momento? La morte. La morte. Sono momenti critici? Sì. Per qualcuno non sono trasformazioni, ma per lo yoga sono semplicemente delle trasformazioni. Ecco, in queste trasformazioni, quel sé perenne, accetta un io storico. Ok? Vi ricordate la premessa? Quel sé perenne accetta un io storico. In realtà accetta sarebbe, è diciamo molto liberale come concetto, in realtà è forzato ad accettare. Ma non si può dire che non sia prodotto del suo libero arbitrio. È incredibile quanto è complessa la legge del karma. Perché il corpo che accettiamo, ogni cosa che succede nella nostra vita, è il prodotto di azione e reazione. Ma la reazione crea un destino. Ma chi ha creato il destino? Io. Quindi è destino? No. Giusto? Però a volte lo chiamiamo destino. Ma non è destino, è il risultato delle mie azioni. È così? Se io studio tutta la vita, o se io lavoro tutta la vita e guadagno dei soldi, è il mio destino? È il risultato delle mie azioni. Se io non lavoro tutta la vita e non guadagno dei soldi, è il mio destino sfortunato? No. Così sembra semplice. Ma quando poi si materializza nella nostra vita il risultato delle nostre azioni, che a volte hanno radici in altre vite, non è così semplice accettare questo principio. Ma il principio è lo stesso. Molto semplice, giusto? Quindi l'astrologia, la Jataka, la parte dell'astrologia chiamata Jataka, serve per capire come questo karma si manifesta nella nostra vita. Quale karma abbiamo ottenuto? Ok. Quindi due momenti critici, la nascita e la morte. A volte, o almeno la metafora secondo me più calzante della nascita e della morte, che troviamo ad esempio negli Yoga Sutra e nella Gita, è il fatto che il corpo sottile o la nostra psiche è come la pellicola di un film o di una macchina fotografica. Chi di voi ancora si ricorda le macchine fotografiche in cui bisognava mettersi un po' al buio, mettere il rullino, fare due o tre giri perché le prime erano bruciate dal fatto che c'era luce? E quando scattavate non c'era il display LCD e chissà, lo sa solo Dio cosa sarebbe uscito nella foto, no? Adesso c'è il display, no, brutta, la cancello. Ma prima
Era quasi qualcosa di magico mistico fare la fotografia. E questo film, questa pellicola fotosensibile, bastava una piccola esposizione alla luce per bruciarla, farla diventare tutta scura, no? Che poi è il contrario di bianco, perché è un negativo, no? Ok, una pellicola basta un istante per imprimerla per tutta la durata della sua vita. È interessante questo. E cosa fa l'otturatore, i vari componenti della macchina? Apre per qualche istante, prende la luce che viene dall'immagine. Sapete, ogni corpo ha la capacità di assorbire luce, quindi la luce che viene proiettata diventa di meno e crea tutte le differenze nel corpo e così via. In quell'istante, quella pellicola da essere neutra diventa colorata di tutti i colori che si porterà dietro. Così immaginatevi il sole, la luna e i pianeti come fonti di luce che hanno il potere di imprimere sulla diapositiva determinati tipi di colore. L'avete mai visto da questa prospettiva? È interessante? Quindi la pellicola si imprime e da là, in quel momento si imprime, quel momento della nascita, dalla camera oscura, cos'è il grembo materno? Buio, senza luce, nessuna luce nel grembo materno. Siete d'accordo? Non è una camera oscura, il bambino esce in un momento, l'impressione dei pianeti. Mi piace come concetto? E da quel momento questa mappa, questa foto, è studiabile dall'istante della nascita. Perché studiamo come erano disposte quelle luci che hanno impresso nella diapositiva quel karma. Ok? La morte è lo stesso. Questo è spiegato nella Gita. Il pensieri o lo stato di coscienza che una persona ha nel momento di lasciare il corpo ha un influsso determinante sulla sua destinazione nella vita successiva. Per questo si dice che la vita è una preparazione alla morte. Per lo yogi non esiste la morte, esiste un passaggio che può essere verso una dimensione, una situazione superiore. Questo per chi fa yoga. Ma l'astrologia non studia tanto come uscire fuori. O meglio, l'astrologia può essere utilizzata allo scopo di capire tutto ciò che blocca e tutto ciò che è utile per uscire fuori. Gli anarta, le situazioni non desiderate nel cuore. Per una persona spirituale è importante capire. E soprattutto è importante capire se stessi, l'io storico. Perché una delle prime cose che si impara dall'astrologia vedica, e abbiamo fatto una conferenza su questo, se vi piace l'argomento un giorno la possiamo fare, e l'abbiamo fatta da poco a Milano, uno, nessuno e 100.000. Perché per l'astrologia vedica ci sono tre karma differenti rispetto a chi siamo, io storico in questo caso, come ci vediamo, mio Dio non è sempre uguale a come siamo, e come ci vedono gli altri. E la cosa interessante è che una delle cose più importanti per una persona spirituale è allineare chi è con chi crede di essere. Perché hai voglia di cambiare te stesso se non sai chi sei o hai una visione distorta di chi sei. È molto complicato, giusto? Perché se io ho un difetto e io ne vedo un altro, c'è un po' di confusione, no? Anche se ho tutta la buona volontà.
E là il ruolo del maestro o di una guida, per questo le persone vanno anche dal psicologo, da persone che guidano, è quello di che il maestro dovrebbe vedere chi sei e ti dà istruzioni che tu non capisci. Dice, ma perché mi dà questa istruzione se io devo fare questo? Ma in realtà lui vede chi sei e tu no. E a un certo punto, quando il processo funziona, si rilevano le cose, caspita, ho un sacco di ragione. Non avevo capito bene come funzionava, lui aveva già la visione. Perché persone che hanno una certa coscienza riescono a vedere. E il terzo punto è che gli altri ci vedono in modo diverso da quello che siamo. E sapete una cosa interessantissima? Che la Ruda Lagna, il calcolo della Ruda Lagna, non è, per definizione, non può mai essere uguale a chi siamo. Come ci vedono gli altri non è mai come siamo. Questa è una cosa sconvolgente dell'astrologia vedica. Ci sono persone che lottano tutta la vita per far capire agli altri chi sono. Ed è una lotta persa di partenza, perché sempre, matematicamente, nei principi di Parashara dice, se anche la Ruda Lagna, questo principio, combaciasse con Lagna, ecco, conta 10 case da quella. Non può mai essere la stessa. Per definizione. Le altre persone non vedono mai chi siamo. È un principio che cambia la vita? Cambia la vita. Perché il nostro focus non è dimostrare agli altri chi siamo, ma essere la parte migliore di noi stessi. E anzi, a volte, per mostrare agli altri quello che siamo, mostriamo la parte più brutta ad altre persone. Qui l'astrologia ha un sacco di tools interessanti tipo questo, un sacco di strumenti interessanti. Il karma. Quindi abbiamo visto tre elementi che sono descritti nella Gita. Kala, il tempo. Ok? Adesso sappiamo che se dobbiamo fare scelte importanti, quando le facciamo, cambia. Ok? In India è una cosa comprovata che chi si deve sposare va da un astrologo vedico per scegliere la data per sposarsi. Perché già le relazioni sono difficili, poi se partiamo col vento di traverso, okay, e quando una persona deve fare dei contratti importanti, delle cose importanti nella vita, quando una persona non deve fare cose importanti, una persona può guardare magari qualche transito, qualche piccolo aspetto e vedere che c'è qualche bel vento. Ma quando una persona fa una cosa importante, come una nascita di quella cosa, se io apro un'azienda, in quel momento sta nascendo qualcosa. E quella nascita determinerà l'andamento. Ok? Quindi Jataka. Jataka è l'ultimo è Nimitta. Nimitta è la scienza in qualche modo che studia il mondo, i transiti nel mondo, le eclissi e tutti questi fenomeni che danno dei messaggi. Ad esempio, sapete che l'eclissi nel luogo di visibilità avrà un impatto importante su quella nazione. E ci sono eclissi ogni anno. E la geopolitica cambia costantemente. È interessante vedere la relazione tra l'eclissi e la geopolitica. Questo si chiama astrologia mondana e veniva utilizzata nell'antichità da monarchi o da leader politici che dovevano gestire una nazione intera e capire come in qualche modo agire nel modo più propizio. Nei Nimitta ci sono anche lo studio di come la natura
sta già, ci sta dicendo delle cose, ci sta dicendo delle informazioni. Ok? Ma principalmente l'astrologia viene utilizzata nel Jataka. Jataka e Muhurta, nello studio della carta. Sapete una delle cose dell'astrologia che mi ha cambiato la vita? Posso dirvela? C'è un concetto interessantissimo. Esistono tre tipi di karma. Siete pronti? Cos'è il karma? Legge di causa ed effetto. Esistono tre tipi di karma, in questo caso intesi come reazioni karmiche. Drida, adrida e drida drida. Ok? Drida, la negazione, adrida, e drida drida è una sorta di via di mezzo. Esiste un karma fisso. Nella nostra vita esiste qualcosa che non si può cambiare. Ognuno di noi ha un karma fisso, un'area della vita, chi più chi meno, che non si può tanto cambiare. Può essere una relazione, può essere una situazione familiare, può essere uno stato di salute, può essere dei pattern che si ripropongono nelle relazioni. Tantissime possibilità. Ok. Sapete qual è il problema? Che di solito mettiamo tutta la nostra energia nel cercare di cambiare ciò che non si può cambiare. E questo è un grave problema, un grosso problema. Perché se non si può cambiare, non importa quanta energia ci mettiamo, non lo possiamo cambiare. Capite questo? Sapete cosa si fa col karma fisso? Si accetta, ci si convive e lo si spiritualizza. Semplice. In questo modo ci si toglie, si comprende, perché comprendendolo, comprendendo i limiti del nostro karma, possiamo aprire lo spazio a possibilità. Quindi uno dei problemi più grandi e che ci sono persone che vivono tutta una vita cercando di cambiare ciò che non si può cambiare. È un problema o no? Vuoi sentire una voce? È un problema. Poi ci sono karma mobili che si cambiano facilmente. Basta semplicemente agire nel modo giusto e si può cambiare. È karma di mezzo in cui bisogna lavorare e fare dei rimedi, e prendere altre vie, agire in un certo modo, ma si può cambiare, ma serve uno sforzo. Ecco, l'ideale è mettere tutte le proprie energie nel lavorare sul karma che si può cambiare. Non cambia la vita una cosa del genere? Avete mai sbattuto la testa sulle stesse situazioni? E dopo tanti, tanti anni vi siete accorti che non si poteva cambiare, ma con un senso di fallimento. Ecco, la prima cosa che toglie l'astrologia vedica è questo senso di fallimento. È il karma, take it easy. No? È il karma, questa vita è così. Ci sono tante altre cose belle. Sapete qual è il più grande ostacolo nella nostra vita? La mente. Infatti la definizione di yoga, lo yoga è una pratica che aiuta il praticante a superare gli ostacoli della mente per riscoprire la propria vera, allo scopo di scoprire la propria vera natura. Il problema fondamentale è che la mente è strutturata in modo che se c'è, immaginatevi un grafico pie a torta, se c'è tutto bello, giallo, prosperoso e c'è una piccola fettina che va male, la mente si concentra su ciò che va male. Avete mai avuto questa esperienza? Non sareste umani altrimenti. La mente va esattamente in ciò che ci manca. Abbiamo tutto,
ci manca una cosa. O qualcuno che ha una cosa in più di noi. La mente si focalizza, si fissa e si ossessiona su quel qualcosa. Non è un problema? È un grosso problema. La maggior parte del lavoro per scoprire la propria felicità sta sulla mente. E la mente deve essere guidata dall'intelletto, dalla parte cosciente, razionale. Quindi capire il proprio io storico ha una sua importanza. Per due motivi. Una, stiamo usando il massimo del nostro potenziale o no? Stiamo impiegando energie in ciò che ci porterà un certo grado di successo o no? È importante da sapere, secondo voi? Può essere cruciale. Perché abbiamo detto questo piccolo problemino del disallineamento tra ciò che pensiamo di essere e ciò che siamo. E questo piccolo problemino condiziona la percezione che abbiamo dei nostri pregi e dei nostri difetti, dei nostri talenti e delle cose invece in cui non siamo portati. E a volte ciò che piace non è detto che sia la cosa migliore di noi. E a volte sì. E non è così semplice capirlo da soli, senza strumenti. Capire se stessi è un viaggio. È un viaggio importante. È un viaggio non solo di una vita. Capire noi stessi è la chiave che in qualche modo apre lo spazio alle nostre potenzialità. E sapete la cosa più bella che ci insegna lo yoga? Che alla fine della giostra non importa quali siano i nostri talenti, la quantità di successo che karmicamente possiamo avere in questa vita, ma come indirizziamo queste energie verso gli altri e verso l'altro. Questa è la chiave fondamentale. Perché le stelle e i pianeti ci insegnano questa grande lezione. È un'illusione che tutto ruota intorno a noi. Tutto ruota intorno a un centro. E quando noi siamo in armonia con questo centro, ogni situazione della vita prende una forma armonica. Infatti la legge del karma non è solo un arido principio di azione e reazione. La legge del karma ha in seno un insegnamento fondamentale. Sapete perché? L'universo è un sistema completo. Noi siamo parte dell'universo. Ogni nostra azione crea uno squilibrio o si armonizza con l'universo. Quando noi agiamo in maniera disarmonica, l'universo risponde a questa disarmonia. Ma questa risposta è solo un messaggio che siamo disarmonici. È un insegnamento. In realtà questa vita ha uno scopo. È uno scopo bellissimo. Ogni cosa è incastonata in questo scopo. Ed è un progetto più ampio. Come Dante diceva, è l'amor che muove il sole e le altre stelle. È l'amore che muove ogni cosa. Ma questo amore sembra giustizia. Non si capisce il centro. Per questo uno degli yoga
Re e il Bhakti Yoga, lo yoga dell'amore, lo yoga in cui ci si connette all'amore che muove il sole e le altre stelle attraverso l'amore. Quindi, a cosa può servire l'astrologia vedica? Nelle diverse consulenze che faccio nella mia professione di astrologo vedico, ho capito che molto spesso una cosa fondamentale, uno degli utilizzi fondamentali è capire la propria situazione attuale. Per alcune persone è importantissimo, invece, fare un viaggio nel passato e scoprire tutto ciò che ha creato i nodi che nel presente ci portiamo tutti dietro. E per molti vedere come questi nodi siano là per uno scopo è una liberazione incredibile. Capire che c'è un ordine è una liberazione incredibile. Ed eventualmente per le persone evolute, perché l'astrologia si può approcciare a vari livelli. Si può approcciare in modo molto materiale, si può approcciare in modo più spirituale, ma in ogni caso l'astrologia ha qualcosa da dare fin tanto che abbiamo un corpo e una psiche su questo piano. Vedere che c'è un piano più ampio, che c'è un ordine, è un enorme insegnamento. E a volte può essere un'apertura per una strada più profonda. Per chi ha questa apertura, chi ha questo desiderio? Quindi l'astrologia può cambiare la vita? Può cambiarla. Può cambiare la visione della vita. Vi ringrazio dell'attenzione. Vediamo il tempo, decide il tempo. Abbiamo tempo per qualche domanda? Sì. Ok, sbizzarritevi. Posso? Certo, assolutamente. Ci vuoi parlare? Se ovviamente la attinenza con l'astrologia vedica si legge di Mercurio retrogrado. Sì. Che cosa significa? Che cosa ci puoi dire? Sui pianeti retrogradi e su Mercurio retrogrado. Ho scritto degli articoli sul mio sito. Non so se vi fa piacere, io ho un sito che è anche un luogo in cui io comunico con le persone, che scrivo articoli di astrologia, si chiama yogadellestelle.com, www.yogadellestelle.com, e ho scritto degli articoli su Mercurio retrogrado e sui pianeti retrogradi in generale, e c'è anche una chicca che dal sito si può calcolare i propri pianeti retrogradi. Sì, ho fatto un software di calcolo online e uno mette i suoi dati e calcola, ci sono varie cose se vi fa piacere andarlo a vedere. Ma in poche parole, un pianeta retrogrado, e chiaramente la retrogradazione di un pianeta è solo un fenomeno apparente, ma una delle cose incredibili che si capisce dall'astrologia è che in questo mondo la percezione e l'immagine ha più valore della realtà ed è una cosa a cui tutti dobbiamo fare conto. Ad esempio, vi faccio un esempio. Secondo voi ha più successo una persona capace che sembra imbranata rispetto a una persona che non sa il suo lavoro ma sembra capace? Chi avrà più successo nel mondo? È incredibile.
nessuno ci ha pensato, ma forse è proprio successo l'altro. Ha più successo la persona che sembra rispetto a che la persona che è. Ed è una cosa a cui dobbiamo fare riferimento tutti in questo mondo, perché siamo nel mondo dell'immagine e della proiezione. È un concetto interessante. Ok, quindi i pianeti retrogradi. I pianeti retrogradi nella carta, quando una persona ha pianeti retrogradi nella carta, indica che quel pianeta ha un'estrema energia. Un'energia che va verso l'estremo. Può essere estremo positivo o estremo negativo. Ok? E quindi cosa vuol dire? Avete mai visto quella pubblicità, l'energia, la potenza è nulla senza il controllo? Ecco, è perfetto per i pianeti retrogradi. I pianeti retrogradi indicano una grande forza del pianeta, ma che può essere controproducente per la persona, perché può andare verso l'eccesso o il troppo poco, e come qualunque energia, questa energia va gestita. Se non è gestita, può ribaltarsi. Ok? E ogni pianeta ha una sua energia, un suo tattva, e la cosa interessantissima è che i pianeti retrogradi sono anche connessi ai chakra. Ogni pianeta retrogrado indica un possibile squilibrio in un determinato chakra. Ok? Quindi è utilizzabile anche, diciamo, come un'analisi yogica, perché lo yoga, la Ayurveda, fanno parte tutte delle stesse, anche se non lo volevano capire nel gruppo. Sapete? Io so. Ok, è una cosa per dello staff. Ok, quindi può indicare un eccesso di energia che può essere cavalcata, ma anche un'energia in eccesso può essere deleteria. Ok, quindi potete vedere, ad esempio, se avete pianeti retrogradi nella carta, capite che quel pianeta è una sorta di cavallo di razza che è imbizzarrito e che bisogna controllare tenendo ferme le redini. Ok, ad esempio Venere retrogrado ha a che fare con le relazioni, con diciamo col modo di relazionarsi, può avere a che fare con la sessualità, con tanti aspetti che riguardano Venere. C'è molta energia in quell'aspetto e va gestita, perché qualunque energia, ad esempio il modo migliore di gestire Venere retrogrado ha a che fare con l'arte. È un modo di convogliare quell'energia verso l'alto, ad esempio. O con la Bhakti, che è un modo di convogliare quelle emozioni in eccesso verso l'amore, verso l'assoluto. Così Mercurio ha a che fare con le comunicazioni. Ha a che fare Mercurio, ha a che fare con le scelte repentine, estreme, che possono esserci nel periodo di Mercurio. È strano, tutti vogliono fare scelte nel periodo di Mercurio retrogrado. Scelte importanti, poi. Sapete, molto spesso, quando una persona fa delle scelte nel periodo di Mercurio retrogrado, cambia idea quando finisce il transito. E di solito sono scelte importanti. Quindi di solito è bene sapere quando i pianeti diventano retrogradi, perché così una persona sa che in quel periodo mi annoto su un taccuino tutte le mie belle idee e poi le rivaluto quando finisce il transito. Questo è un buon consiglio, perché l'energia comunicativa va all'estremo. O un estremo di non comunicazione o un estremo comunicativo. E l'estremo è connesso a Rahu. Adesso non abbiamo il tempo di spiegare cos'è Rahu. È un nodo lunare che va verso l'estremo. L'estremo confuso. Lo stremo che non ha capito bene cosa succede. Perciò i pianeti retrogradi, mentre i pianeti diretti sono come il Sole, perché il Sole va sempre diretto, non torna mai indietro, Sole e Luna, da una prospettiva geocentrica, vanno sempre in avanti, Rahu, i nodi lunari, che sono la causa dell'eclissi, sono i punti dove accadono le eclissi, vanno sempre indietro. Quindi i pianeti retrogradi prendono la natura di Rahu. Quindi prendono il colore di questo estremo.
Per questo sono di solito periodi in cui c'è una confusione. O si va verso l'estremo. Ad esempio, un parlare che va oltre gli schemi. Ok? Cose che vanno oltre gli schemi, che riguardano la comunicazione. Sapete che da poco c'è stato un blocco dei social media in America. Facebook e Instagram si sono bloccati. Cosa sono i social media? Comunicazione. Tutte le cose tecnologiche servono per comunicare praticamente. Blocchi di cose tecnologiche è abbastanza normale. Possono esserci anche incidenti causati da distrazioni dovute a comunicazioni. Persone al cellulare, persone distratte da comunicazione e così via. Quindi sono periodi in cui questa energia diventa estrema anche e bisogna stare attenti. Anche i viaggi. I viaggi. Mercurio è anche nella tradizione greca è il messaggero che viaggia, no? E quindi anche i viaggi, bisogna stare attenti, il viaggio, la programmazione di viaggi, scioperi, cose del genere che accadono e così via. Quindi il pianeta retrogrado ha questa energia, qua. E due cose, uno è avere pianeti retrogradi nella propria carta, che fanno parte del proprio karma, e uno quando i pianeti diventano retrogradi nel cielo. Ecco, di solito quando io ho un pianeta retrogrado nella carta, quando quello diventa retrogrado, devo stare particolarmente attento. Perché l'energia è già potente in me, con la retrogradazione nel cielo questa diventa ancora più potente. Ok? La cosa interessante è che non vi lascio solo con questo concetto, ma nel sito potete calcolare i vostri pianeti retrogradi nella carta, e ho fatto anche un calendario dei pianeti retrogradi del 2019. Da segnare sull'agenda. C'è tutto. A un certo punto ho detto, basta solo teoria nelle conferenze. No? Anche un po' di prana, anche qualcosa di tangibile. Ok, siete d'accordo? Grazie. Altre domande? Allora, senza voler fare dei rapporti con altre discipline, però mi ha ricordato il calendario dei caldei, la distinzione dei giorni della settimana, delle ore dei pianeti, non lo so se ci sia una identità in questo senso, ragazzi, no. È un rispetto del tempo, è lo stesso principio. Però, per esempio, se non sbaglio, i caldei dividevano il giorno, partivano dall'alba al tramonto, poi prendevano questo intervallo, lo dividevano in due e poi iniziavano a contare le ore dei singoli pianeti in sequenza, facevano dei calcoli. Sì. Questo è un principio che si usa anche in astrologia vedica. Ad esempio, a volte dico a una persona, sai che sei nato di giovedì? E la persona mi dice, no, io sono nato di venerdì. E gli spiego, sì, chiaro, sono vere tutte e due le cose. Perché noi consideriamo che il giorno cambia a mezzanotte, che è una cosa molto strana se ci si pensa, perché cosa c'entra la mezzanotte, che è la notte, metà della notte, con l'inizio di un giorno? È una cosa completamente in disarmonia col tempo. Mentre le tradizioni antiche consideravano l'inizio del giorno dal sorgere del sole. Chi è il re del giorno? Il sole! Quando il sole si sveglia, inizia il giorno! Giusto? È super logico. Stranamente, i nostri calendari si basano sulla mezzanotte, che è il momento di peggiore oscurità. E ha molto da dire su come va la nostra società, se ci pensate. Ci sono vari messaggi che escono fuori da calcoli diversi. Si usa questo principio che si chiama Hora, Hora con la H, che è uguale a ora, Hora. Infatti l'astrologia vedica, o il testo, uno dei testi fondamentali si chiama Hora Shastra, Hora Shastra, Briya Parashara, Hora Shastra. Hora, la scienza delle ora, Shastra, Shastra vuol dire scienza, la scienza delle ore. E le ore, a Hora, dura circa un'ora, e si calcola dall'inizio del giorno, secondo il sole è il capo del giorno, e parte
inizia ogni pianeta, un pianeta ogni ora. Sapete quale pianeta inizia il giorno? Il pianeta del giorno. Il pianeta del giorno. Come l'altro. Sì. Sì. Il pianeta del giorno inizia. Ma ci sono anche altri sistemi di calcolo. Questo viene utilizzato per alcune cose, ci sono altri sistemi che sono utilizzati per altre cose, per altre situazioni. Certo. Hai parlato dell'importanza della data della nascita. Sì. Quel momento che imprime proprio nel... Quanto bisogna essere precisi, quindi, per poter calcolare la carta nella maniera più precisa possibile? Perché c'è una diatriba, sì, di me. Sì. Mia mamma si ricorda un orario, mia zia dice che sono 10 minuti prima. E questo scarto di 10 minuti nella... Cambia l'ascendente. Quindi io dovrei prendermi la briga, andare nel paese dove sono nata e farmi fare l'estratto di nascita, sperando che sia preciso quello che c'è scritto. Però come risolvere? Sì. Allora, questo problema, diciamo un problema comune che ci può essere anche quando non c'è incertezza nell'orario di nascita. Ovvero, se una persona... Allora, l'ascendente cambia circa, perché i segni hanno tempi diversi, quindi circa, ogni 2 ore. Ok. Esatto. Cambia ogni 2 ore l'ascendente. L'ascendente cos'è? Il segno che sorge a est nel momento in cui siete nati. Nella volta zodiacale i segni girano nel cielo, ok? Il segno che sorge, dove sorge il sole, a est, in quel momento, e i gradi, dei suoi 30 gradi, rappresenta la posizione del vostro ascendente, ok? Quindi un segno va avanti di 30 gradi e fa 30 gradi ogni 2 ore, circa ogni 2 ore. Dunque, se una persona mi porta il suo orario ed è in cuspide, comunque di 5 minuti, io comunque devo applicare una rettifica. Devo scegliere tra le due carte. Comunque, anche se non c'è incertezza, anche se c'è scritto nell'estratto di nascita. Chiaro, una cosa è sapere un orario e scegliere tra due carte. Una cosa è un'incertezza che una persona non sa su 3-4 carte. Diventa sempre più complesso, sempre più complicato, perché le possibilità in gioco sono varie. Allora cosa fa l'astrologo? Fa quello che si chiama rettifica dell'orario. Ovvero, tra le due carte ce n'è una che ti rappresenta e l'altra che di un altro. È così, semplicemente. Quindi cosa succede? L'astrologo ti fa delle domande specifiche, che sono i punti peculiari di una carta e dell'altra. E da quella seleziona la carta. Quindi di solito c'è una prima quarto d'ora, mezz'ora, che viene impiegato in questo. Tanto più è evidente, ad esempio un cluster di pianeti in una determinata casa rende una, come una freccia, qual è l'area della vita che è problematica. Altri casi invece sono più complicati e quindi richiede più tempo o meno tempo. Quindi è una cosa che si può fare. Il consiglio è sempre procurarsi l'estratto di nascita. E per chi abita in paesi diversi da dove sta e non riesce ad andare, fortunatamente adesso ci sono servizi online a pagamento, 20 euro, 30 euro, in cui scrivete il comune di nascita, scrivete le cose e vi arriva direttamente via mail, è un servizio che si paga. Altrimenti è gratis, uno va al comune che dell'estratto di nascita glielo danno gratis. Ma ci sono vari siti che lo fanno a pagamento. Se uno non può andare, è meglio magari pagare 30 euro e avere l'estratto di nascita che non avercelo, giusto? Se uno è interessato all'astrologia. Quindi è possibile, si fa, ma l'ideale sarebbe partire comunque dal certificato di nascita. Anche il certificato di nascita di solito non è preciso. L'ideale è il genitore col cronometro, ma dai! Nel mio caso dopo 24 ore di travaglio non si sta più guardando nessuno. Sì. Un travaglio difficile, ad esempio, può essere un connotato che può determinare quale degli ascendenti. Perché il travaglio, tutto ciò che succede durante la nascita, prima della nascita, sono dei connotati del passato che possono essere.
Oppure a volte, se è complicato, si può fare delle domande su eventi specifici, che ne so, degli eventi fondamentali, e vedere che combacino con quei pianeti che causano in una carta o nell'altra carta quegli eventi. Si chiama rettifica, è una sorta di ingegneria inversa. Attraverso domande io capisco qual è la tua carta e poi, quando l'ho capita, inizia la consulenza. Un po' questo è il principio. Il concepimento influisce anche il karma, così, la carta astrale. Il concepimento è uno dei samskara, ovvero uno dei rituali antichi della tradizione vedica. Si chiama garbhadhana, il dare il garba, il dare il feto, dare il seme, dare il feto, dare garbhadhana samskara. E c'era questo concetto che la coscienza dei genitori nel momento del concepimento ha il potere non di cambiare il karma della persona, ma di invitare una persona con un buon karma. Nel senso, garbhadhana vuol dire che il garba, il feto viene richiamato, viene dato, garbhadhana. Quindi nella società vedica, infatti, fa una certa... tra il primo e il secondo capitolo della Bhagavad Gita, Arjuna che dice che se la società non va in un certo modo, inizieranno a esserci il Varnashram inizia a decadere, persone di alta levatura morale non nasceranno sulla terra, perché si perderà questa scienza del concepimento. Esiste ancora chi pensa di avere figli consapevolmente e cerca il momento di buon auspicio, cerca di innalzare la sua coscienza prima, durante il concepimento e così via. Perché lo stato di a volte nella nostra società i figli nascono e i parenti sono sballati, ubriachi e così via. Non è la coscienza giusta. Poi ognuno ha il suo karma, ognuno ha la possibilità di evolversi. Ma in una società in cui consapevolmente vogliamo innalzare il livello di coscienza, gli yogi possono applicare anche questo principio del garbhadhana samskara. E ci sono dei connotati astrologici nel garbhadhana samskara. Ad esempio, a seconda di due connotati importanti. Sapete che quando c'è il concepimento non c'è solo il rito del tempo, ma c'è un altro rito. Qual è questo rito da seguire? Un importante rito che, se non si segue, non avviene il concepimento. Eh? No, niente. Non abbiate paura. È molto semplice. La fecondità. Il ciclo femminile. La fecondità è... il ciclo femminile. Giusto? È determinante il ciclo femminile. È un ciclo. È un ritmo. Il ciclo femminile è fondamentale. E così... ci sono connotati astrologici che considerano l'astrologia e il ciclo femminile. Ad esempio, io per calcolare il garbhadhana samskara devo sapere quando è iniziato il ciclo, perché a seconda dei giorni del ciclo ci saranno momenti in cui si richiama un'anima speciale e momenti in cui invece non è la stessa cosa. Ma la cosa fondamentale, oltre tutte queste considerazioni, è lo stato di coscienza delle persone, dei due coniugi, dei due partner, che è durante il momento dell'unione. Questo è fondamentale. Per questo si consiglia di fare pratiche spirituali, di rendere la cosa sacra con ghirlande, adesso ghirlande perché in India, con bei profumi, facendo delle preghiere, facendo dei mantra, in modo da innalzare il proprio stato di coscienza. Interessante. Anche quel momento è un momento che può richiamare anime che possono cambiare il mondo. C'è anche questo. Ok? Faccio due io, una più carina e una meno. Due! Ma era solo una testa, quindi solo quella carina. No, capire tu quali sono. Ok. Considerato che mi sei simpatico. Ok, grazie. E
chiedevo. Perché altrimenti. Mi chiedevo se è simpatico a chi sono veramente o a chi penso di essere. È interessante questo. Ognuno di voi vede la mia ruda, vede la mia immagine. Vede la mia immagine. Ognuno di noi vede l'immagine di chi è davanti. Questo è il primo connotato. Ed è un connotato fondamentale per una persona spirituale, ad esempio. Perché una persona spirituale, secondo la Gita, Vidyavinaya Sampanne, deve vedere ogni essere in modo equanime. Vedere la scintilla spirituale, divina e sacra che sta in ogni essere. Quindi capire che tutto ciò che noi vediamo è un'immagine transitoria e che nessuno di noi è superiore o inferiore a qualcun altro. Siamo tutti fratelli. Va oltre la ruda. Noi vedremo sempre la ruda di qualcuno, più che la verità. Soprattutto i primi impatti. Persone magari che vivono insieme, che vivono la vita più, possono magari entrare più in profondità. Ma la cosa interessante è che molto spesso neanche la persona vede se stesso. È un gioco di immagini. Come si esce da questo gioco di immagini? Si esce vedendo la realtà. La realtà è che sei un'anima spirituale eterna e sei beata e sei piena di luce. Questa è la realtà. Tutto il resto è transitorio. E questa sarebbe la coscienza che nella Gita è detta di essere la coscienza di uno yogi. La coscienza che va in profondità, va oltre. Spero che questa fosse la domanda buona. Sì, no, no, sì, questa è quella buona. Ok. Probabilmente magari non ho capito bene io. La realtà unica è quella della nostra anima. Correggimi mentre formulo la domanda. Sì, diciamo che possiamo dire che non è che non è realtà questa realtà, ma una realtà che diventa presto non realtà. Posso chiamarla realtà illusoria, maya? Possiamo chiamarla maya. Allora mi chiedevo, ma l'astrologia vedica, così come ce l'hai esposta tu, sì, non sembra quasi una cartina per orientarsi all'interno di maya, non per raggiungere invece la realtà ultima? Sì, è esattamente così. Esattamente così. L'astrologia non è un percorso di liberazione, perché quando sei liberato il karma non c'è più, ma nel mezzo del cammin di nostra vita, quando ci troviamo nella selva oscura, a volte un po' di luce su quello che sta succedendo, quali sono le belve, che situazioni stanno succedendo, cosa è successo nel passato. Anche Krishna nella Gita espone il principio che seppur noi abbiamo un'identità spirituale, abbiamo un guna karma e non dobbiamo trascurarli. Guna karma, abbiamo delle caratteristiche e delle azioni che dobbiamo compiere in questo piano, in questo mondo. Ecco, l'astrologia agisce più sul livello di guna karma, che sono i due connotati che abbiamo esposto, che sul livello della liberazione. Ma la cosa interessante è che se una persona, ad esempio l'astrologia da un punto di vista spirituale è interessante, perché se una persona ha già praticato vita spirituale, nella sua carta si vede. Si vede anche, si può vedere anche quanto una persona dalle vite precedenti karmicamente è distante dal raggiungimento della liberazione. Quale liberazione? Cosa c'è dopo? Non si vede perché è oltre il karma. Ma finché si è nel regime del karma, tutto ciò che fa da contorno si vede. Ad esempio, io non posso vedere questo braccio, ma posso vedere il contorno di questo braccio. Mi dà un'idea di questo braccio, il contorno, la silhouette. Ecco, la silhouette karmica mi dà l'idea anche di come l'anima può essere evoluta o come si può evolvere. Può essere utilizzata con fini spirituali, ma la pratica per arrivare a quel livello spirituale è sempre lo yoga, è sempre nell'ambito dello yoga. Non so se questo può essere. Sì, sì, no, perché grazie. Già siamo cavati? Ok, il tempo è padrone, sono le 7:30. Sì. Non c'è qualche altra domanda? Il bis. Abbiamo visto che due si potevano fare. Chiediamo il bis. Possiamo dunque concludere che Maya non è tutto quanto da buttare.
scusa la battuta, però sì. Mi riferisco a certe posizioni un po' estreme, che valutano completamente l'aria, ok? Mentre in realtà si tratta comunque di una parte del tutto, sì. Che è la parte più esteriore di tutta la realtà. Bella domanda, o considerazione, domanda? Possiamo dirlo, domanda. Ah, oh, ecco! Allora, nella Gita sono enunciati 4 forme di yoga suddivisibili in 2 macro categorie. Quale giusta e sbagliata? Non ce n'è una giusta e sbagliata. Una categoria, il Jnana Yoga e la Stanga Yoga, prevedono in qualche modo una rinuncia dal mondo. Mentre il Bhakti Yoga e il Karma Yoga prevedono di vivere nel mondo attraverso i principi dello yoga. Entrambe le strade sono fattibili, cioè entrambe le strade portano alla riva della trascendenza. Ok? Poi a seconda della comprensione filosofica vanno oltre questa riva o meno, ma portano alla riva della trascendenza. La realtà è che la seconda strada è la più fattibile, ma in particolare la strada della Bhakti insegna lo Yukta Vairagya, o la rinuncia alla propensione di sfruttare in modo egoistico le risorse di Maya, ma utilizzare Maya al seva, al servizio. Ok? Ma giusto e sbagliato, come possiamo dirlo? Krishna le enuncia tutti e due, ma dice che la persona che è più vicina è lo yogi bhaktia, lo yogi che ha amore verso di lui, perché è più intimamente connesso nello yoga. Fine del 6° capitolo. Ok? Grazie. Siamo d'accordo? Assolutamente sì. Velocissimo. Certo. Cioè, volendo due. Volendo due. È uscita la moda di due. E esiste un pianeta o una casa particolare che rappresenta un cammino o una guida spirituale? Sì. Negli effetti. Una guida spirituale o un cammino? Sì. C'è la 13ª nakshatra, il reggente della 13ª nakshatra, che ha questo ruolo di indirizzare nel cammino. Di solito nei periodi della 13ª nakshatra, la 13ª casa dalla luna, sono i periodi in cui una persona può intraprendere un cammino spirituale. E c'è un particolare dasha, un particolare periodizzazione, in cui si vedono vari fenomeni spirituali, ad esempio l'iniziazione spirituale, se questa era predestinata. Abbiamo un altro fattore di cui non vi ho parlato, che sono gli altri due elementi, gli altri due argomenti della Bhagavad Gita. Nel senso, la legge della giustizia è sempre sopraffatta dalla legge dell'amore. Nel senso, la giustizia, che è giusta e basta, se io e un'altra persona che non conosce la legge di gravità ci buttiamo da un edificio, cadiamo alla stessa velocità gravitazionale, che lo sappiamo o meno. Giusto? Le leggi sono così, che le sai o non le sai, che le vuoi o non le vuoi. Io posso essere contrario alla legge di gravità, non sono d'accordo. Assolutamente sono contrario. Anzi, ho fatto un digiuno di sciopero di protesta contro la gravità, non sono d'accordo. Se mi butto da un palazzo, la legge della gravità funziona lo stesso. Non importa quanto digiuno, faccio petizioni su Instagram, Facebook, mando messaggi su WhatsApp ai miei amici di firmare la petizione. Se mi butto dall'edificio, cado dall'edificio a quella velocità gravitazionale. Ma la legge della giustizia su questo piano, e siccome noi non siamo di questo piano, la natura più intrinseca, può essere sovrapposta dalla legge dell'amore, che alcuni chiamano karuna, kripa, misericordia. Nel senso che c'è la possibilità sempre che un deus ex machina, ci piacciono i termini latini, arrivi e cambi il nostro karma. E questo è interessante perché è uno dei focus del Bhakti Yoga. Patanjali spiega che dovremmo meditare su un punto. Ma se meditiamo su un punto che è cosciente e può reciprocare, meglio.
Capite la differenza? Ishvara Pranidhana, Ishvara. Meglio, perché noi facciamo lo sforzo, ma se c'è qualcuno che va verso il nostro sforzo, meglio che se facciamo lo sforzo da soli. Ok. Mi sono dimenticato la domanda. No, è stata risposta. Eh? La casa del guru, la, sì, la casa del guru è la casa 9, ad esempio, e ci sono vari connotati che tra i Charakaraka e il Bhatri Karaka indica il guru, è un pianeta. Charakaraka vuol dire che per ogni carta è diverso, dipende dai gradi del pianeta. Il pianeta che diventa Bhatri Karaka diventa il pianeta che simbolizza il guru. Ok, e si può studiare la carta da quella prospettiva, si può capire se una persona incontrerà il suo guru in questa vita, se una persona, ad esempio, ci sono persone che non incontrano il guru in questa vita, ma hanno una connessione con un guru che ha già lasciato il corpo e seguono cammini spirituali dove c'è un guru che non è in vita. Ad esempio, questo si vede dalla Navamsa e dalla posizione in questo Bhatri Karaka. Questo è uno studio già su un piano spirituale, è uno studio già su un piano yogico della carta. Sono degli aspetti che si possono vedere. Dipende, perché la vita e le possibilità della vita sono tantissime. Qual è la strada che prendiamo? Dipende dagli interessi della persona che si approccia all'astrologia. Certo, una delle cose fondamentali che si fa, soprattutto nei primi incontri, è quella di vedere quali sono i nodi karmici più potenti, in modo da trovare dei rimedi. Perché se non si trovano rimedi su questi, hai voglia di ottenere qualunque tipo di risultato. Giusto? La cosa più cruciale, deve essere identificata la cosa più cruciale, il motivo più importante della persona, e poi dopo si possono fare tutte le altre considerazioni. Ma la bravura, tra virgolette, di un astrologo è quello di identificare il punto cardine e lavorare prima di tutto su questo. Perché quello sbloccherà anche altri aspetti della carta. Tra tutta la variabilità di una vita di una persona, tutte le possibilità, c'è qualcosa, ci sono degli elementi che hanno il potere di bloccare la carta. E questo soprattutto si percepiscono nei momenti difficili della vita. Ok? Prima, mi hanno chiesto di chiederti se domani fai degli incontri così personalizzati per le persone così. Allora, siccome faccio uno studio preliminare di ogni carta di almeno un'ora e mezza prima dell'incontro, non li faccio così, diciamo, sul momento, ma abbiamo fatto sia stamattina che domani faremo altre tre letture che io ho preparato durante le settimane precedenti, in modo da avere tutto già pronto. Quindi la prossima volta che veniamo, eventualmente, si può le persone che si prenotano mi danno i dati in modo preventivo, in modo che io possa fare uno studio. Si possono anche collegare col tuo sito? Sì, eventualmente si può, esatto, fare anche da internet. Torneremo comunque, penso, qua se ci metti. Sì, assolutamente. Sì. Già, previsto. Sì. Se volete, lo voglio dire. Sì, sì. Spero di essere, cioè, sia una domanda che abbia una risposta breve. L'etica dell'astrologo, sì, visto che tratta temi molto delicati, sì, e quindi a seconda anche della persona che è davanti, crei karma, no? Cioè si crea. Allora, nel sito ho scritto un articolo, ho fatto anche un video sull'etica, la deontologia dell'astrologo. Allora, sicuramente, prima di tutto, la confidenzialità, la privatezza, la privacy diciamo, la tutela di tutte le informazioni che vengono, il segreto professionale di tutte le informazioni che vengono dette. Questo è chiaramente come qualunque professionista che ha a che fare con, diciamo, la vita delle altre persone o parla della vita. Questo chiaramente è una cosa fondamentale. Poi di etica c'è tanto da parlare, perché
una delle dei problemi tra virgolette dell'astrologia è che si può vedere il futuro, perché non è futuro, è un matematico vede l'esplosione di un Big Bang e sa cosa succederà, come l'universo si espande tra 10.000 anni. Ecco, il momento del karma dice come la vita, il karma si esplode in quel determinato periodo. Ecco, la deontologia sta nel trattare il futuro in modo da non dire il futuro, ma dare consigli per il futuro. Per non creare la cosiddetta profezia che si autoavvera, non creare suggestioni e cose del genere. Si danno dei consigli per il futuro e si parla del passato, del presente soprattutto, dove si agisce, perché è nel presente che si può modificare il karma futuro. E il karma futuro si tratta con le pinze, con grande attenzione. Questo è un aspetto fondamentale. Perché ci sono tanti problemi che possono derivare da profezie, da cose del genere. Ma si può dare dei buoni suggerimenti, delle buone indicazioni. Si può dire in linea generale alcune cose, in modo da lasciare la possibilità alla persona di non entrare in loop mentali che la bloccano. E lasciare l'apertura finalmente. Sì, a parte che l'apertura a livello karmico c'è sempre, nel senso che il nostro libero arbitrio c'è sempre, può essere più o meno bloccato. Ad esempio, anche se io sono in prigione, ho un mio libero arbitrio in prigione, ho la possibilità prima di tutto di vedere le cose in modo diverso, e questo è uno dei parametri fondamentali da permettere alla persona di vedere il proprio karma in modo diverso. E siccome tutto è strutturato nella mente, già questo è un grande cambiamento, un enorme cambiamento, che è molto come vediamo le cose. Il Dalai Lama un giorno entrò in una stanza di un hotel penthouse, di quelli incredibili, milioni di stelle, che un discepolo gli aveva dato per ospitarlo, e c'era questa bellissima veduta delle montagne in uno strapiombo. E entrando in questo luogo disse, era tutto pensieroso, e il discepolo pensava, ma gli piacerà o non gli piacerà? E allora gli chiese, ti piace questo? Ho fatto un sacco di fatica, ho speso un sacco di soldi, pensava. E ti piace questa vista? Guarda che bellissima vista, guarda che bellissima la natura. E lui rispose, se fossi una persona depressa, penserei che è il luogo migliore per buttarsi, per uccidersi. Nel senso, dipende dallo stato di coscienza. Sei d'accordo su questo? La vita, il più della vita dipende dallo stato di coscienza con cui la affrontiamo. E vedere anche le cose da una prospettiva diversa aiuta a fare un cambiamento senza cambiare. Che a volte per certi tipi di karma è l'unica soluzione. I karma fissi. Ma già, anche se non si cambia, si cambia. È un cambiamento senza cambiare. E cambia. Ma non cambia. Potremmo continuare così. Ok, grazie mille, grazie ancora.